Cari amici, buongiorno. Ai nostri microfoni Federico Perugini, assessore allo sport. Prima domanda di rito. Abbiamo letto oggi il giornale La Stampa dove Ballarè accusa Canelli di avere degli assessori fantasma. Sicuramente era rivolta alla tua persona e a un altro assessore che noi tutti ben conosciamo, in merito alla questione della piscina di Via Solferino. Ci vuoi dire qualcosa? Ma volentieri, non so se fosse rivolto direttamente a questo caso particolare, ma sul fatto degli assessori fantasma io lo rimando al mittente, non solo in persona, ma posso permettermi di parlare anche per i colleghi, perché in questo primo anno abbiamo fatto un lavoro molto faticoso, che è stato quello di cercare di mettere ordine, e non è ancora finito, in tutto il disordine che abbiamo trovato. Proprio oggi abbiamo fatto una conferenza stampa legata al mondo dello sport, dove abbiamo raccontato un po' di cose che passo dopo passo stanno, come dire, stiamo cercando di rimettere appunto in ordine. Quindi non so se fosse rivolto a me o anche a me, o comunque in generale direi che può essere rimandato al mittente, perché avendo vissuto un'esperienza da consigliere comunale, potrei fare riferimento a veri assessori fantasma che ho conosciuto in passato. Ma oggi non ci interessa guardare indietro, abbiamo il dovere e l'obbligo di guardare avanti. Quindi per quanto mi riguarda non penso di poter essere definito in questo senso, salvo il fatto che essendomi dichiarato, come tutti ben sanno, H24 dedicato all'amministrazione della nostra comunità, beh, probabilmente se i fantasmi ci sono di notte, allora sì, posso anche accettare di essere considerato un assessore fantasma, perché anche di notte ci sono e sono disponibile. Non più tardi di ieri sera, intorno alle 23 e qualcosa, ho ricevuto una telefonata per risolvere una problematica che è emersa all'ultimo minuto. Riguardo alla piscina di Via Solferino, noi stando nelle regole, da quando abbiamo saputo che il vecchio gestore, che aveva lamentato di non essere mai stato ascoltato per alcuni lavori che risultavano essere necessari, in particolar modo delle impermeabilizzazioni, in realtà i nostri uffici tecnici hanno detto che comunque quest'anno in via transitoria si sarebbe potuto aprire. E in secondo luogo, avendo chiaramente dichiarato il vecchio gestore che il piano Musa ha inciso in modo importante, addirittura con una riduzione di incassi del 23% sulle stagioni precedenti, ha inteso questo vecchio gestore, che poi era liberto, se ringraziamo per il lavoro che ha fatto in questi anni sulla piscina di via Solferino, ha inteso rinunciare e lasciare. C'era la possibilità marginale che i nostri uffici legali, in particolar modo la Segreteria Generale e l'Ufficio Lavori Pubblici, hanno visto che poteva essere eseguita, cioè una riduzione del canone, dell'offerta che era stata fatta, proprio perché questi elementi che ha lamentato Libertas sono sopravvenuti solo successivamente all'aggiudicazione del 2012. Il caso del piano Muse, quindi dei parcheggi blu, è il caso più eclatante. Benché ci fosse quel tipo di possibilità, comunque non ha poi inteso continuare. Quindi noi, dopo aver ripreso possesso e aver attuato quelle che sono le procedure che sono richieste nella pubblica amministrazione, il 18 aprile in giunta abbiamo approvato gli indirizzi, il 24 di aprile è stata avviata la procedura da parte degli uffici, che si è conclusa il 17 di maggio con il ricevimento delle offerte. Il 30 maggio è stata fatta l'aggiudicazione a quello che doveva essere il gestore, e poi nel corso di giugno, avendo rilevato che non c'era questa attività fervente presso la piscina di Via Solferino, in più occasioni, il 1 giugno, il 13 giugno, perché già il 1 giugno abbiamo scritto come amministrazione al nuovo gestore dicendo tutti gli adempimenti che avrebbe dovuto fare e di essere solerte nel farli. Dicevo, il 13 giugno, il 15 giugno sono stati fatti dei solleciti. Il 20 giugno finalmente incontriamo il gestore, anche alla mia presenza, oltre che dei dirigenti competenti dei diversi servizi. E lì ci ha detto che informalmente che a luglio avrebbe aperto, il 1° luglio. Siamo rimasti in attesa di una comunicazione ufficiale mai pervenuta, e quindi il 26 di giugno abbiamo inteso risolvere questa aggiudicazione, perché abbiamo percepito che non sarebbe successa, non si sarebbe finalizzata. Contemporaneamente stavamo ricevendo da questo soggetto, da questo nuovo gestore, che avrebbe egli stesso rinunciato. Noi a questo punto, in realtà, avendo attivato la procedura, trasmetteremo tutta la documentazione all'Avvocatura Civica per
per verificare, come riteniamo che sia accaduto, se l'amministrazione ha subito dei danni, perché per il mese di giugno di fatto la piscina non è stata aperta e disponibile. Concludo dicendo che a seguito di questa nuova notizia, coloro i quali avevano manifestato interesse e non confermato un'offerta, alcuni di loro hanno detto che sarebbero ancora disponibili per l'apertura. Proprio in queste ore l'amministrazione invierà una nota attraverso la posta elettronica certificata chiedendo loro se effettivamente sono organizzati, quale data certa ci indicherebbero e che tipo di offerta economica intendono fare per l'apertura. All'inizio della prossima settimana, se avremo ricevuto riscontro, allora c'è ancora uno spiraglio. Diversamente noi abbiamo operato secondo le regole. Se qualcun altro, magari dall'opposizione, ritiene che si poteva fare diversamente, ce lo spieghino, ma credo che rispetto alle vigenti norme abbiamo operato con piena regolarità. Sarebbe sicuramente di buon senso e lo accetteremo volentieri se ci pervenissero dei consigli, stando nelle regole, di come superare una serie di problemi che abbiamo comunque ereditato. Sulla questione prevenzione incendi. Sulla questione prevenzione incendi facciamo in questo caso riferimento ad altri impianti. Sì, ovvio. La vicenda più nota e eclatante è quella del Pala del Lago, vicenda che è emersa in occasione del derby Novara-Vercelli, laddove nella predisposizione del sistema di sicurezza è emerso l'assenza del certificato per prevenzione incendi. Noi ringraziamo per la segnalazione che ci è pervenuta, avendo preso immediatamente atto, per lo svolgimento della partita abbiamo trovato una soluzione alternativa e la collaborazione di tutte le autorità competenti del territorio, dai vigili del fuoco alle forze dell'ordine, e quindi per questo va un ringraziamento, perché c'è una fattiva collaborazione e grande attenzione per la nostra comunità, anche la comunità sportiva. Vedi il caso recente di Street Games, c'è stata una fortissima collaborazione, c'è stato un bellissimo evento che è stato sotto gli occhi di tutti, chiuso proprio domenica scorsa. Avendo rilevato questo, vi do la notizia di maggiore attualità. Il 29 di giugno si è conclusa la gara di aggiudicazione dei lavori per realizzare quanto è risultato necessario per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi. Si stimano 60 giorni di lavori. Se non ci sono inceppamenti, se non c'è alcuno stop legato alle procedure amministrative, legato a sospensioni di lavori o imprevisti altri che non sono, in quanto imprevisti, programmabili, realistico, come già abbiamo affermato, e quindi verosimile che prima ancora dell'apertura della prossima stagione sportiva di chi svolge le attività, il palazzetto sia dotato, il Pala del Lago sia dotato del certificato prevenzione incendi. Da quel caso abbiamo fatto anche altre verifiche e avevamo rilevato che anche il Pala Verdi non era dotato del certificato prevenzione incendi. Ricordo a tutti che il caso è di fine gennaio, primi di febbraio. Ebbene, a marzo, poiché l'impianto era comunque funzionante e strutturato anche in termini di prevenzione incendi, abbiamo ottenuto la certificazione, il certificato prevenzione incendi anche del Pala Verdi, del Pala Sartori, che non aveva. Questo, posso dire, deve essere di particolare interesse e spero gradito, soprattutto da quelle famiglie che hanno i loro figli che frequentano questi impianti, sapere che finalmente, dopo anni in cui non c'è stata una puntuale verifica da parte dell'amministrazione, non appena noi ne siamo venuti a conoscenza ci siamo attivati. Nel momento in cui non lo conoscevamo diventava per noi difficile andare a trovare tutto, ma il lavoro che stiamo facendo è proprio quello dello screening, e in questo primo anno, e non è ancora perfettamente compiuto, abbiamo contezza di tutte le cose che funzionano, che hanno funzionato, o quelle che non funzionano e che hanno ancora bisogno o hanno avuto bisogno prima di oggi, perché degli atti amministrativi ci sono, del nostro intervento appunto deliberativo o del Consiglio Comunale. Ultima domanda, poi ti lascio andare. Sulla questione furti alla Pala Terdoppio. Riguardo al Pala Terdoppio, anche quella è risultata essere un po' una terra di nessuno, nel senso che benché i servizi di segreteria sono stati affidati all'esterno dopo la famosa risoluzione del lodo, dell'impianto, eccetera, eccetera, solo i servizi di segreteria, mentre l'impianto evidentemente meritava un certo livello di attenzione. Questi furti hanno, come succede, alzato il livello di attenzione.
Purtroppo si sono ripetuti, anche lì gli interventi non sono stati semplici, perché da quando, siccome è stata rubata anche la cassaforte che è stata smurata, oggi l'impianto è dotato di un mobile blindato. Con il mobile blindato, essendo la pubblica amministrazione, non puoi prendere la cornetta e dalle pagine gialle individuare qualcuno che te lo vende, devi attivare una procedura che chiede del tempo. Rimane il fatto che i primi di giugno è arrivato. L'attività che è in corso di svolgimento e che è stata frutto di una riunione anche con tutti i frequentatori, intendo le associazioni o chi è assegnatario degli spazi di quell'impianto, è quella di potenziare la sicurezza. Sicuramente è stata riallarmata l'arena e si sta lavorando per dotare e completare, perché alcune parti già ci sono, sia all'interno che all'esterno, una videosorveglianza completa. Si lavorerà, e questo non è detto che sia uno step immediato, anche sulle uscite di sicurezza, non tanto legate all'uscita di sicurezza, ma farle diventare anti-intrusione, quindi per evitare un ingresso dall'esterno. E posso qui anticiparlo, nei prossimi mesi un pezzettino degli uffici del servizio sport, magari quelli più funzionali a quell'impianto, sì, potrebbe spostarsi come sede presso Pala Igor e la piscina dello Sporting del Terdoppio, e anche il sottoscritto potrebbe essere presente per più di una volta a settimana. Come ho detto prima, da H24 non c'è il calendario preciso, a chiamata, come tutti i colleghi e come il sindaco in primis si sta insegnando, a tutte le ore del giorno e della notte noi cerchiamo di essere presenti e di rispondere, quindi succederà questo anche lì. E credo che sia un segnale importante, perché sicuramente è uno dei, nella nostra città, uno degli impianti migliori, ha bisogno anche lì di tanti interventi. Recentemente abbiamo dotato di migliori attrezzature la piscina, che è regolarmente aperta e funzionante, come il centro estivo che lì si svolge ed è stato attivato, aggiudicato e attivato la settimana scorsa. Dicevo, potrebbe essere, credo e spero che sia recepito anche come un segnale di grande attenzione a quell'area che è e rimane un'area periferica, ma pezzo importante del sistema sportivo della città. Un ringraziamento all'assessore Federico Perugini e, come vedete, cari cittadini, i fantasmi dopo tutto lavorano. Alla prossima!